presidente della regione Christian Solinas risponde a tutto campo. Nel TG l'intervista che abbiamo realizzato ieri sera al governatore sui temi dell'industria, della sanità, del ripristino delle province, dell'autonomia e della lingua sarda. Divampa la polemica sullo scorporo dell'ATS, sta facendo discutere in ambito regionale la proposta emersa ieri per lo scorporo dell'azienda sanitaria regionale in 5 più piccole, potenzialmente corrispondenti al nuovo numero di province che si intenderebbe istituire e confermare. Sant'Adi, ignoti danno fuoco ad un gatto. A denunciare il grave episodio è stata la proprietaria dell'animale che dopo alcuni giorni di scomparsa è rientrato nella propria casa con la coda ustionata. Carbonia, la scuola Sebastiano Satta è quasi pronta. A quanto si apprende da fonti dell'amministrazione comunale, l'istituto secondario di primo grado è quasi pronto per accogliere gli studenti e gli insegnanti in vista dell'imminente inizio del nuovo anno scolastico. Ben ritrovati su Canale 40 per questa nuova edizione del nostro telegiornale. Oggi venerdì 30 settembre 2019. Apriamo il nostro telegiornale con l'intervista a tutto campo che ieri sera Manolo Mureddu ha realizzato col presidente della regione Christian Solinas nella sua residenza nella Villa Devoto a Cagliari. Vediamo insieme. Presidente Solinas, dopo la crisi politico-istituzionale di questi giorni, la sorte delle vertenze industriali nel Sulcis Iglesiente appare appesa a un filo. Una condizione problematica che mette a rischio il lavoro di centinaia di lavoratori e soprattutto alcuni investimenti come quello della Sidra Luis, che sembrava essere addirittura d'arrivo. Quali sono le prospettive e soprattutto come la Regione potrà intervenire per favorire questi processi? Come abbiamo detto in tutti i tavoli fino ad ora, la Regione è pronta a fare la propria parte, ad investire in termini di formazione, di risorse, di danari per compensare gli svantaggi che purtroppo andare a tenere aperte le industrie con costi energetici così elevati comporta. Noi faremo la nostra parte e non faremo soprattutto sconti a nessuno. Il governo deve porre fine a questa vertenza che da troppo tempo è sui tavoli. Il ministro deve trovare il tempo di firmare gli atti che servono per dare risposte chiare una volta per tutte. Su questo non arretreremo di un millimetro. Dopo la riforma dei servizi ospedalieri, alquanto problematica, che ha generato problemi, criticità e difficoltà in tutta la sanità del Sulcis Iglesiente e più in generale della Sardegna, quali sono le prospettive, in virtù anche degli impegni presi in campagna elettorale, per una riforma complessiva del settore sanità che possa riavvicinare i presidi ospedalieri dal punto di vista dei servizi a quelle che sono le esigenze e i bisogni degli utenti e anche di coloro che nella sanità ci lavorano? Noi dobbiamo avvicinare le prestazioni sanitarie ai cittadini, andando a fare un'ampia domiciliarizzazione di tutte le cure possibili per i cronici, andando a mantenere aperta la rete dei prelievi, andando a tenere aperta la rete di chi deve fare terapie legate alla dialisi, e dobbiamo soprattutto dare un segnale di inversione della rotta rispetto agli investimenti nelle strutture, nell'edilizia sanitaria. Abbiamo in mente la realizzazione di un nuovo ospedale per il Sulcis che abbia finalmente un layout efficace, efficiente, con l'alta intensità di cure e che dia anche ai cittadini del Sulcis un livello, una qualità della sanità all'altezza di tutto il resto dell'isola. Si dibatte in ambito regionale, all'interno del Consiglio regionale, di una possibile nuova riforma degli enti locali che possa ripristinare alcuni degli enti intermedi che furono soppressi con il precedente referendum del 2012. Quali sono le prospettive in questo ambito? Le riforme fatte dalla precedente giunta hanno creato il caos negli enti locali. Sono stati introdotti una miriade di enti intermedi che non funzionano, non danno le risposte che servono ai cittadini. La nostra idea è semplificare, restituire ai comuni la funzione di soggetti principali dell'amministrazione. Tutto ciò che i comuni non possono fare deve essere affidato ad un ente intermedio unico che si ponga come filtro tra regione ed autonomie locali, territoriali, comunali. Alla fine del nostro telegiornale trasmetteremo l'intervista integrale che abbiamo fatto con il presidente della regione Solinas sui temi dell'industria, della sanità, della riforma degli enti locali e del lavoro.
Andiamo avanti, sono forti le polemiche tra maggioranza e opposizione in ambito regionale sull'eventualità che l'azienda sanitaria regionale possa essere scorporata in 5 più piccole, potenzialmente corrispondenti al ripristino di altrettanti enti intermedi. Nel dibattito irrompe anche il consigliere regionale del PISDAZ, Fabio Usai. Sentiamo. Divampa la polemica in ambito politico regionale dopo le dichiarazioni del presidente Solinas, secondo le quali la maggioranza che guida la regione sarebbe pronta a presentare una riforma della sanità che prevede la creazione di 5 ASL distinte in sostituzione dell'ATS. Notizia che ha fatto preoccupare anche i sostenitori del ritorno alle vecchie province, in quanto sarebbe logico e naturale che al numero preciso di aziende sanitarie corrispondesse anche quello degli enti intermedi. E dunque 5 AS per 5 province, sulla scia anche di ciò che in ambito regionale è stato più volte declamato o denunciato a seconda dei punti di vista, ovvero il ripristino della provincia della Gallura da affiancare alle 4 esistenti, alle quali però, gioco forza, non potrà non essere affiancata anche la città metropolitana di Cagliari. In realtà, come espresso nelle ultime ore con una nota dal consigliere regionale del Partito Sardo d'Azione, Fabio Usai, nulla è stato definitivamente deciso dalla maggioranza che guida la regione. E anzi, in vista del prossimo vertice regionale, previsto per i primi giorni di settembre, l'esponente sardista ha già dichiarato di voler portare le legittime istanze del territorio del Sulcis Iglesiente, che per omogeneità geografica, culturale, economica e sociale rappresenta a pieno titolo uno di quei territori che dell'isola ha di sicuro diritto di rivendicare la reistituzione di un organismo di rappresentanza territoriale quale era la provincia di Carboni Iglesias fino alla sua abolizione con il famoso referendum del 2012. Un ente in grado di restituire al territorio la capacità di autorappresentarsi dal punto di vista istituzionale e allo stesso tempo di favorire il rafforzamento e il decentramento dei servizi a partire dalla sanità. Una battaglia che Usai ha dichiarato di voler combattere fino in fondo e per la quale, già dai prossimi giorni, ha annunciato, sono previsti diversi incontri a livello territoriale affinché si possa costruire quella massa critica sociale e istituzionale in grado di promuovere la necessaria spinta dal basso a una proposta organica di riforma degli enti locali e sanitari rispettosa delle peculiarità e delle legittime aspirazioni del Sulcis Iglesiente. Ed ora una triste notizia di cronaca. Nei giorni scorsi Sant'Adi è stato oggetto di uno spiacevole episodio infatti di cronaca verso un piccolo gattino. L'animale, hanno denunciato i proprietari, è scomparso per alcuni giorni e poi è tornato a casa con evidenti segni di ustione nella coda. Vediamo tutti i dettagli in questo servizio di Manolo Murillo. Nei giorni scorsi Annalisa Trogu di Sant'Adi ha segnalato la scomparsa del proprio gattino. Un bel esemplare di felino di nome Micio che si era allontanato dalla sua casa senza lasciare traccia. Fino a ieri, quando il povero animale è rientrato nella propria abitazione con evidenti ustioni nella coda. Dopo la visita del veterinario non c'è stato più alcun dubbio. Il povero gattino, con tutta probabilità, ha subito da qualcuno di ignoto e certamente ben poco rispettoso della vita animale la bruciatura della coda. Anche perché è molto difficile credere che ustioni del genere possano essere accidentali o provocate da qualcosa di fortuito. Tanto più su di un felino per nulla abituato a dare fiducia ad estranei. Micio è vivo ma sofferente, al punto che è difficile anche trasportarlo in qualche centro attrezzato per la sua cura. Mentre la proprietaria è triste e angosciata, non si capacita, così come tutti coloro che amano gli animali, del perché un gattino indifeso, che non fa del male a nessuno, debba essere sottoposto a questa indicibile e aberrante tortura. Di sicuro chi ha compiuto un gesto del genere è qualcuno che non conosce l'universalità delle parole umanità e amore. Bentornati in studio. L'amministrazione comunale di Carboni ha informato la cittadinanza che i lavori di risistemazione dell'istituto scolastico della scuola secondaria di primo grado Sebastiano Satta sono quasi ultimati. L'istituto infatti sarebbe ormai pronto per accogliere gli studenti e gli insegnanti in vista dell'imminente inizio del nuovo anno scolastico. Vediamo tutti i dettagli.
L'amministrazione comunale di Carbonia informa la cittadinanza che sono oramai quasi ultimati i lavori di risistemazione della scuola secondaria di primo grado Sebastiano Satta, sita in via della Vittoria. Da luglio 2019 era stata ripristinata l'agibilità e la fruibilità all'interno dell'edificio, il cui utilizzo era interdetto dal 1 giugno 2016, data nella quale si verificò il cedimento del solaio tra il piano seminterrato e il piano terra del settore dedicato ai servizi igienici. Adesso l'istituto è quasi pronto per accogliere gli studenti e gli insegnanti in vista dell'imminente inizio del nuovo anno scolastico. Un epilogo per il quale la sindaca di Carbonia, Paola Massida, ha manifestato grande soddisfazione. Dopo tanto peregrinare in altre sedi e dopo numerosi problemi logistici arrecati agli studenti e alle loro famiglie, ha spiegato la prima cittadina, i ragazzi potranno nuovamente tornare nella loro scuola, ristrutturata e più confortevole. Un sentito ringraziamento va all'ufficio tecnico, agli operai del cantiere comunale, ai lavoratori ex Sila in carico alla cooperativa Ali, all'impresa appaltatrice e al direttore dei lavori. Ci spostiamo adesso ad Iglesias. I taciti rinnovi dell'appalto della mensa scolastica fanno discutere e fioccano le interrogazioni in consiglio comunale. Ma per l'ufficio pubblica istruzione è tutto in regola. Sentiamo Carlo Martinelli. A poche settimane dall'inizio delle lezioni a Iglesias si riparla del servizio mensa nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e fa discutere l'equivoca situazione dei taciti rinnovi da parte del comune, siamo già al secondo, alla ditta aggiudicataria dell'appalto, la società Marcas di Bolzano, che gestisce il servizio dal 2013, scaduto 3 anni dopo e ancora titolare in forza di 2 rinnovi ai quali se ne potrebbe aggiungere un terzo per il prossimo anno scolastico, ormai alle porte. Così la questione è diventata oggetto di una interrogazione urgente in consiglio comunale da parte del consigliere di minoranza Simone Saiu di Forza Italia, il quale ha chiesto al sindaco Marousai e all'assessore alla pubblica istruzione Alessandro Lorefice di sapere se tutte le disposizioni previste dall'appalto sono state rispettate. Per gli uffici competenti invece sarebbe tutto a regolare. Allora, diciamo che noi come nuova amministrazione, anche se in realtà ci siamo già da un anno, abbiamo dato le dovute risposte al consigliere Saiu. Ovviamente si tratta di risposte che ci sono state date dal dirigente del settore, dal dottor Paolo Carta, cercando quindi di giustificare anche il rinnovo che effettivamente c'è stato tra l'anno scolastico 2015-2016, quindi allo scadere dei primi 3 anni. Quindi ci siamo limitati, ecco, sulla base delle informazioni che ci ha dato il dirigente, a rispondere alle interrogazioni del consigliere Saiu. Ecco, per quale motivo l'appalto non è stato rinnovato con una nuova gara d'appalto? Allora, sempre a dire del dirigente, ci sarebbero state delle condizioni favorevoli che in questo caso avrebbero permesso all'amministrazione comunale di rinnovare l'appalto. Ovviamente tutto questo è passato tramite una delibera della giunta comunale, quindi ecco che il dirigente comunque ha fatto riferimento a quelle che sono state le scelte quindi della giunta Gariazzi. Quindi dalle risultanze degli uffici la società Marcas avrebbe rispettato quelli che sono a dire appunto dal dirigente, avrebbe adempiuto a tutte quelle che erano le obbligazioni inserite all'interno del capitolato, e quindi questo poi gli avrebbe permesso, tramite anche un ribasso di quello che era il costo a singolo pasto, di poter proseguire con il servizio per altri 3 anni, servizio che si è concluso il 30 giugno 2019. Ma il comune guarda già al prossimo anno con la predisposizione di un nuovo appalto, rinnovi permettendo, che a detta dell'assessore Lorefice contempla diverse novità, condivise anche da altre amministrazioni comunali. Proprio alla chiusura dell'anno scolastico, immediatamente mi sono attivato con diversi tavoli tecnici, per cui hanno partecipato anche l'agenzia Laore, il servizio quindi ASL della provincia di Carbonia Iglesias e i referenti dei vari istituti comprensivi. Abbiamo voluto promuovere all'interno del capitolato una vera e propria educazione alla cultura alimentare. Questo che cosa significa? Significa che attraverso tutta una serie di progetti di educazione alimentare si vuole in qualche modo
informare l'utenza, ma quando parlo di utenza non mi riferisco solo ed esclusivamente ai bambini, ma anche ai loro genitori, su quelle che devono essere le abitudini corrette sull'alimentazione. Cali. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo inserito... Tipici. Anche prodotti tipici locali, quindi per far conoscere ai bambini anche la cultura del nostro territorio. Ad esempio nella merenda, nelle varie opzioni quindi previste per la merenda, abbiamo inserito anche il prodotto tipico locale su mustazzeddu, abbiamo inserito anche la pardula, abbiamo inserito anche la pastiglia. Sono prodotti che ci vengono in qualche modo suggeriti anche dalla ASL per appunto le proprietà che contengono. Che protengono gli stessi. Uno degli ultimi tavoli tecnici a cui ho partecipato ha visto quindi coinvolte anche altre amministrazioni, stiamo parlando ad esempio di Sant'Antioco, di Bugerru, di Villa Massargia, insomma tutte le amministrazioni del Sulcis che si sono riunite all'interno attorno al nostro tavolo tecnico per andare a valutare appunto le proposte ecco, di un nuovo capitolato innovativo. E sempre ad Iglesias, lunedì 2 settembre alle ore 11, nell'aula consigliare del Comune si terrà un incontro pubblico sul tema dello sviluppo industriale, infrastrutturale ed economico del Sulcis Iglesiente. La conferenza sarà moderata dal sindaco Mauro Usai e vedrà la partecipazione dell'assessore regionale all'industria Anita Pili e di quello ai lavori pubblici Roberto Frongia, nonché dei consiglieri regionali e di tutti i rappresentanti del mondo economico e sociale del territorio. Sabato 31 agosto alle ore 21 in Piazza Roma a Carbonia si celebrerà il Summer Sport Contest 2019. L'inedito evento, ha spiegato la sindaca della città Paola Massida, servirà a favorire la pratica dello sport e il divertimento collettivo, coinvolgendo enti, federazioni e associazioni sportive, nonché altri soggetti che operano nel volontariato con finalità di tipo ricreativo. È sempre a Carbonia, ma questa sera, a partire dalle ore 21.30 al Tavernacolo, si terrà una serata musicale interamente dedicata al genere revival degli anni 80, 90 e 2000 e alla degustazione di piadine, panini, crostini, toast, insalatone e taglieri misti di affettati e formaggi dolci, tutti tassativamente tipici del territorio. La parte musicale invece sarà a cura di DJ Nicola. Siamo in chiusura. La società cooperativa Museo di Villa Peruccio ha organizzato per questa sera, a partire dalle ore 19, nello splendido scenario della necropoli a Domus de Janas di Montessu, un'importante giornata dedicata all'esplorazione guidata delle attrattive archeologiche locali. L'evento, al quale si potrà accedere pagando un biglietto di soli 3 euro, è inserito nell'undicesima edizione dell'Unarcheo Festival promosso dalla compagnia teatrale Il Crogiuolo di Cagliari. È tutto, questa era l'ultima notizia, io vi lascio le previsioni del tempo per la giornata di domani e di domenica e al nostro telegiornale Lingua Sarda Noasa in Curzu. Vi ricordo che alla fine del nostro telegiornale andrà in onda l'intervista completa realizzata da Manolo Mureddu ieri sera al presidente della regione Christian Solinas. Io vi ringrazio per l'attenzione e per averci seguito, vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale e vi auguro un buon fine settimana. Arrivederci.